questo palco dei personaggi provenienti da trasmissioni televisive, ma stasera qui su questo palco ci sarà una persona straordinaria. Accogliamola con un grandissimo applauso per noi qui a Rocca di Caprilione, Gianna Martorella. Chi è Gianna Martorella? Imitatrice, attrice, grande artista, ha iniziato, pensato un po', la sua carriera da Pippo Baudo a Enzo Tortora per arrivare al collega e maestro Paolo Limite, attualmente con Estate con noi in TV su Rai 1. Signori, Gianna Martorella! C'era un problema di microfono. Buonasera a tutti, anche per il pubblico. Sai che fa freddo stasera? Ma va? Un freddo là dietro, infatti mi volevo coprire. Stiamo morendo, anche tu. È l'effetto del diventerò una stella. L'effetto. Bene, buonasera a tutti. E dunque io, come sai, Maria, non è che sarò qui da sola, perché altrimenti diventa troppo limitata la cosa. Io porterò sul palco delle mie amiche, dei personaggi famosi. Ci sarà un personaggio, una showgirl di fama, e poi ci saranno delle presentatrici, una cantante, insomma dei personaggi che animeranno. Ci saranno dei personaggi da scoprire in questa lunghissima serata che passeremo insieme. Certo, certo. Allora dopo facciamo... Sì, presentiamo la giuria, che dici? Presentiamo la giuria. Guarda, guarda che giuria che abbiamo. Abbiamo Fabrizio Palma! Vediamo chi entrano, è Fabrizio Palma. Entrano mentre gli... Olè, sì. Allora, Fabrizio Palma è docente di canto, collabora con... Eccolo dai. Qui. Ciao Fabrizio. Che, benissimo, un po' caldati, però va molto bene. Tu? Prego. Tutto bene? Tutto bene. Dove sono? Posizionato lì. Fabrizio Palma, vogliamo dire qualcosa su di lui, docente di canto, collabora con gli enti lirici più importanti d'Italia, lavora come assistente musicale in un grande studio di registrazione, collabora sia in studio che dal vivo con molti artisti, collabora come preparatore vocale ai programmi televisivi come Buona Domenica e La Corrida, fa parte dello staff della scuola televisiva di arte e canto Amici di Maria De Filippi come docente di canto. Nel 2010 collabora come trainer vocale all'edizione 2010 della trasmissione Ti lascio una canzone, per ritornare nuovamente ad Amici. Attualmente vocalist di grandi cantanti, tra cui Gigi D'Alessio. Grazie Fabrizio Palma. Andiamo avanti? Andiamo avanti. La prossima insegnante di canto, insomma, nazionale è... Aspetti. No, è un maschietto, un uomo. È Marco Vito. Buonasera. Buonasera Marco. Tutto bene? Benissimo, grazie. Buonasera. Anche tu senti freddo stasera? Sì, siamo... Parecchio. Molto freddolosi. Prego Marco. Lasciamo il posticino libero al centro, Ok. Presentiamo Marco, vediamo un po' di conoscere Presentiamo Marco. Presentiamo Marco, ce l'hai tu Marco. Allora, ah, eccolo, tieni Marco. Marco Vito, cantante lirico e leggero, dottore in letteratura, musica e spettacolo. È il Romeo dell'opera popolare Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante. Vocal coach del programma televisivo del... un applauso si deve. Del programma televisivo del sabato sera di Rai 1 Ti lascio una canzone, condotto dalla brillante Antonella Clerici. Corista dello spettacolo Cocciante canta Cocciante, il concerto evento di Riccardo Cocciante dell'Arena di Verona. Da ottobre 2009 è coordinatore dell'orchestra al fianco dell'impareggiabile maestro Leonardo De Amicis nei programmi Grazie a tutti di Gianni Morandi e Gigi. Questo sono io, Gigi, questo sono io per Rai 1, nonché direttore artistico del festival Voci dal Mare di Gioiosa Marea. Marco Vito! Marea. Okay. Sì. Andiamo avanti, c'è una femminuccia, eccola qui. Okay. Un applauso per Marilu Monreale. Buonasera Marilu, prego.
Marilu Pensa è solista del coro al Festival di Sanremo dal 1994 al 2003, protagonista di numerosi musical e Broadway, Anita e Rosalie in West Side Story, Velma Quelli in Chicago e Vita e molti altri, nonché docente di canto. Ha lavorato con parecchi artisti internazionali e nazionali, vocal coach di Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, Brigitte Nielsen e tanti altri. Si avvale di collaborazioni artistiche con il grande maestro Armando Trovajoli, cantante e doppiatrice nelle più importanti produzioni Disney, La Sirenetta, La Carica dei 101, Crudelia Demon. Eccola lì, il Re Leone, Animaniacs di Steven Spielberg. Complimenti, complimenti a tutti. Lei i nostri giurati. Lei è Marilu Monreale. Bene, adesso è la volta di Loretta Martinez. Buonasera Loretta. Buonasera, prego, Loretta è da questa parte. Presentiamo Loretta. Loretta, docente di canto, insegna il metodo EVT ideato da Joe Steele, che permette di ottenere e mantenere, tramite esercizi non solo vocali ma anche fisici, una elevata quantità di voce, evitando danni alle corde vocali. Bellissima questa cosa, dovrei impararla anch'io. Metodo che può essere applicato ad ogni stile di canto e a ogni stile di voce. Responsabile dell'associazione VMS Italia, insegnante di canto all'interno della trasmissione Amici di Maria De Filippi, collabora con la Melody School di Roma, sia attraverso stage che impartendo lezioni a singoli studenti. Presidente dell'associazione VMS Italia, dove si studia canto, musica, recitazione, con insegnanti molto qualificati nei diversi campi. Grazie a Loretta Martinez. Poi che e abbiamo? Poi abbiamo Cinzia Scaglione. Conosciamo Cinzia. Cinzia, buonasera Scaglione. Cinzia. Buonasera. Buonasera. Allora, conosciamo Cinzia Scaglione, attrice, giornalista, impegnata in tantissimi film e fiction TV, dal Commissario Montalbano a Così è la vita, da Butta alla luna a Non lasciamoci più, a Verdetto finale e tanti altri. Vincitrice della sezione Tema del mese nell'ambito del progetto Nuovi Talenti Rai con il video Carosello 2009 in qualità di autrice e interprete per la stampa, corrispondente del Giornale di Sicilia. Complimenti Cinzia. Chi c'è adesso? Abbiamo l'ultimo. Adesso abbiamo a Daniele Gazzia. Buonasera Daniele Gazzia. Buonasera. Conosciamo Daniele, vediamo un po', ce siamo tu, curiosi. Daniele. Ce l'ho io, presento sì. Io. Appassionato di canto, a 12 anni ha partecipato nell'edizione del 69 al Festival di Ariccio organizzato da Teddy Reno e Rita Pavone. Su 9.000, pensato poco, concorrenti con selezioni in tutta Italia, si è classificato al quarto posto in finalissima. Ha partecipato al Cantagiro nel 69, cantante e solista di diversi gruppi, fra cui Praledium, con il chitarrista Mario Violanti, oggi proprietario di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Scelto nel 95... E c'era anche Marilu, ecco, sì, insieme. Scelto nel 95 al maestro Frizzi come solista in una trasmissione televisiva presentata da Paolo Bonolis intitolata I Cervelloni, in seguito ha realizzato un CD con brani rivisti intitolato Ricordi. Signori, Daniele Gazzia, prego. Bene,